Allora, ci siamo finalmente per questa battaglia contro l'amianto, no? Per la gente di Augusta e Priolo e Melilli. Beh, intanto Augusta oggi potrà festeggiare il fatto che l'ospedale non si chiude più. Questa è una notizia sicura. Certo, la legge è già passata, l'articolo 8 è una mia iniziativa, una mia idea di mettere all'interno della legge sull'amianto l'ospedale di Augusta come centro di riferimento regionale. Chiunque è stato a contatto con l'amianto, viene a contatto con l'amianto, dovrà passare per legge da Augusta, dove sarà sottoposto a monitoraggio e a iscrizione nel registro regionale dei tumori e di quelli che sono stati a contatto con l'amianto. Quindi la città ne avrà un beneficio diretto e indiretto, un beneficio diretto perché l'ospedale non si chiude, verrà rafforzato, c'è qui il direttore sanitario che vedo, dottor Anselmo, e dall'altra c'è il fatto che tanta gente venendo da altre province della Sicilia per non fare viaggi magari resterà qui, quindi sarà una ulteriore, come dire, sì, una ricchezza per il bed and breakfast di Augusta, grande, è sempre una ricchezza indotta, ma la ricchezza maggiore è il fatto che avendo un ospedale importante e avendo un ospedale che sarà rinforzato, diventerà il primo ospedale della Sicilia, l'unico che si occuperà di queste cose, noi pensiamo che partendo da questa idea di fare qui il monitoraggio, la registrazione, le visite e quant'altro, possiamo anche cominciare a pensare che questo ospedale può diventare anche un centro di ricerca per quanto riguarda malattie tumorali. È una idea megalomane, sì, come era quella dell'amianto. Abbiamo raggiunto quell'obiettivo, ora passiamo al resto. Come era l'ospedale di Augusta, 30 anni fa, quando me ne sono occupato per la prima volta, avevamo perso i 20 miliardi vecchie lire che abbiamo poi recuperato, abbiamo fatto il nuovo ospedale, come lo era qualche anno fa quando abbiamo fatto legge 5, con la quale abbiamo salvato, perché avevo messo in quella legge un passaggio in cui prevedevo che tutti gli ospedali che erano nelle zone industriali dovessero potenziare. Qualche volta c'è stato qualcuno che magari voleva far sua questa idea, oggi non c'è più nessuno che possa fare sua questa idea, perché finalmente con questa legge, che è la legge Gianni, sappiamo che l'ospedale di Augusta rimarrà per sempre non solo aperto, ma potenziato, rilanciato, e diventerà un punto di riferimento certo per tutti gli augustesi che magari non avendo soldi non possono andare a curarsi fuori dalla Sicilia. E ora la domanda è questa, ne abbiamo parlato anche col dottore Nicolosi, un centro del genere ha bisogno di un'equipe specializzata, anatomopatologo, un tecnico di radiologia o un medico, un radiologo esperto e tanti altri. Adesso operativamente come farete per reclutare questo personale? Come si disse tanti anni fa, fatta l'Italia faremo gli italiani. Quindi un corso pubblico più presto. È chiaro, fra l'altro questo ospedale per legge è estrapolato dall'arredo ospedaliero regionale, dalle spese regionali, perché ha una sua caratteristica, avrà una sua dimensione, avrà un suo programma e un suo obiettivo, quindi necessiterà di essere rafforzato e di essere potenziato. Ovviamente per fare questo ci vorranno intanto persone di qua che vogliono occuparsi del settore, saranno mandate ad essere specializzate fuori, ma faremo venire qua tanti professori di fuori perché ciclicamente ci sia una possibilità di poter essere guardati, visitati, controllati e registrati da persone che hanno esperienze e che possono trasmettere esperienza ai nostri medici, ai nostri tecnici, ai nostri infermieri, ai nostri radiologi e a tutti quelli che formeremo, perché ci sia finalmente la possibilità di fare la prevenzione, che è la parola magica in questo momento. Questa è stata sempre la nostra parola, oggi più che mai abbiamo la possibilità di poter dire ce l'abbiamo fatta, avanti col prossimo obiettivo. Grazie a voi.